Cosa ha trovato? Delle ossa, dei resti delle ossa umane. È evidente. Questo, vede, è un pezzo della scatola cranica. Sono tutti anneriti? Tutti anneriti e bianchi perché sono stati bruciati, vero? Sono secchi. Quante volte venivano le SS a scaricare i sacchi? Venivano circa ogni giorno, dal lunedì al venerdì vedevo io. Gli altri giorni non vedevo perché non lavoravo in queste parti. Ma quando passavate vicino alla risiera, che cosa vedevate? Purtroppo ho avuto ricordi, perché quando si sentiva funzionare, abbaiare i cani forte, si sentivano forti i dischi e della radio, vuol dire che quella notte, vero, si faceva funzionare il forno. E questi rumori erano perché la gente del vicinato non sentissero i lamenti o le urla delle vittime. E questi sono i resti. Non era facile fare l'inchiesta sulla risiera di San Sabba. Era semplicissimo andare a vedere e cercare di trovare delle prove che emersero subito. Però quando si domandava alla gente, ci si rendeva conto che Trieste aveva passato veramente l'inferno. Perché da un lato c'era stato prima la dominazione fascista che aveva perseguitato gli slavi, poi c'era stata l'invasione di Tito, delle truppe di Tito in Trieste, che tutti i triestini ricordavano con terrore, e quindi qualsiasi testimonianza era in qualche modo influenzata spesso da sentimenti che si incrociavano, diciamo, con la verità. E quindi bisognava cercare però di arrivare a comprendere che cosa era accaduto veramente, perché i fatti quelli erano. La storia di uno sloveno, uno tra i tanti inghiottiti dalla risiera, un semplice partigiano, era un ragazzo di 19 anni. Albin Bublic ci ha letto le sue ultime lettere di condannato a morte. Un altro biglietto, carta di un quaderno, qualcosa lì dalla risiera, mandato a questa casa sua, Cingorizia, nelle valli di Vipacco, e scrive la lettera alla mamma: draga mamma, sporociamti da jasem dan spoklizan za me ustrelit, torej zbogom za nekaj zavekomaj. Draga mama, zbogom. Draga sestra, zbogom. Dragi tata, zbogom. Smrt fašizmu, svoboda narodu, baučer zorko. Traduco: cara mamma, ti comunico che oggi mi hanno chiamato per uccidermi. Quindi addio per sempre. Cara mamma, addio. Cara sorella, addio. Non riesci a leggere? No, leggerò, aspetta. Vediamo. Se ce la vuol leggere.